accesa non è tanto per capire quel riconoscimento portera a casa, molto probabilmente la statuetta per la miglior canzoni, ma quel Battaglia vorrà sostenere da quel palcoscenico privilegiato. La domanda su Lady Gaga per gli Oscar 2019 non è tanto, vincerà con la canzone Shallow in duetto con Bradley Cooper. Cosa molto probabile. O riuscirà ad avere la meglio su Glenn Close, data favorita come miglior attrice. Molto improbabile. Ma neppure con quei look si presenterà a Jana Ate e più importante per Hollywood, anche se sia e incuriosiste parecchio. Il vero interrogativo è quei Battaglia vorrà sostenere da quel palcoscenico privilegiato. Dai Grammy 2018 a quelli 2019 passando per i tanti tappeti rossi di che stanno legati a Star Is Born il suo film candidato agli Oscar ogni uscita è stata e l'occasione non solo per sfoggiare la sua creatività ma spesso per mandare messaggi, il più forte di tutti autore quando si è presentata ad un evento organizzato da Elle Magazine. La pop star aveva infatti scelto un completo Ubaxa e si è spiegato la sua scelta così, con questo completo sento di essermi ripresa il mio potere. Ora sono io che porto il pantalone riferendosi alle molestie subite anni fa. Lady Gaga arriva a questo appuntamento forte di un anno straordinario che la conferma un pop star globale ma anche un'attrice di talento. La sua ala ha conquistato prima il pubblico di Venezia poi quello internazionale e nella stagione dei primi è riuscita a farsi strada con il brano scritto con Mark Ronson, Anthony Rosomando e Andrew Bullock a conquistare un Golden Globe. Sul palco si è tolta anche qualche sassolino da Jaska Arpa ricordando, la donna che fa musica evita sil farsi prendere sul serio, questi tre uomini speciali mi hanno aiutato e sostenuto e Bradley, questo è perfetto. Con lui duettera sul palco del Dolby Theatre Cooper ha detto di sentirsi terrorizzato di dividere il palco con lei in un'occasione così speciale. Prova llena de la estata a Las Vegas da veleatore e regista e andato per partecipare a un show residenziale che Lady Gaga stia tenendo in queste settimane, enigma. De altronde le intesa professionale con Bradley Cooper è sembrata fin da Venezia perfetta, con Bradley non se è posto udar nascondersi e questo era molto importante per me. Ero una gran fan del suo lavoro e sapevo bene che quando un artista stia cominciando a muovere i passi in una nuova avventura, come è stato per lui imbarcarsi nella regia, quando finalmente alla sua visione è un'esplosione di talento. Volevo dare a lui tutto ciò che avevo, essere il più vulnerabile e aperta possibile. E lui ha reso tutto in modo così semplice. Un'esperienza bellissima. Ma se la sua anima gemella professionale è la trovata in Bradley Cooper che già sentimentale si conferma essere il suo fidanzato e manager Christian Carino con cui sono previste le nasce e che stanno. Matrimonio che potrebbe svolgersi proprio a Venezia, da Bilba y a H.O.D. a Star Is Born e iniciato. Allora se era anche el inseparabile fidanzato e il duabre vero pensato haya luguna come non che isian per le nasce e se potrebbero arrivare a costare 5 milioni di dollari evadir un parterre di estate spazia da el canyon, se presumibilmente cantera, John Legend, Taylor Swift, Stevie Wonder e naturalmente Bradley Cooper. Vedremo quien dice puesto 2019 portera a Stefani Germanotta un anhelo o alguito e una estatueta suya mensola. Il suo anno extraordinario non le fa dimenticare pero tutte le sue difficoltà che a cuore aperto ha raccontato e ai suoi fans,
Interpuesto un al falso de Igram, la de estata premiata contra Igram mojón y de oro, aboluto fed un apelo y dijo llegando si anche hayas todavía del suelo pinche a per protagonista un da a cara al colizato e de preso. Molti artisti hanno a che fare con disturbi della mente, dobbiamo prenderci cura e uno dell'altro.